Sarebbe atroce, disse, uccidere un uomo per dire buba bu buba baf. Sarebbe atroce, commenta Guglielmo, uccidere un uomo anche per dire credo in unum et deum. In quel momento fummo raggiunti da Severino. Il cadavere era stato allovato ed esaminato con cura. Nessuna ferita, nessuna contusione sul capo, morto come per incanto. Come per castigo divino, chiese Guglielmo. Forse, disse Severino. O per veleno? Severino esitò. Forse, anche. Hai veleno nel laboratorio, chiese Guglielmo, mentre ci avviavamo verso l'ospedale. Anche, ma dipende da cosa intendi per veleno. Ci sono sostanze che in piccole dosi sono salutari e in dosi eccessive procurano la morte. Come ogni buon erborista ne conservo e le uso con discrezione. Nel mio orto coltivo, per esempio, la valeriana. Poche gocce in un infuso di altre erbe calmano il cuore che batte disordinatamente. Una dose esagerata provoca torpore e morte. E non hai notato sul cadavere segni di veleno particolare? Nessuno, ma molti veleni non lasciano tracce. Eravamo giunti all'ospedale, il corpo di Venanzio, lavato dai balnea. Era stato qui trasportato e giaceva sul gran tavolo nel laboratorio di Severino. Alambicchi e altri strumenti di vetro e coccio mi fecero pensare, ma ne sapevo solo per racconti indiretti. Alla bottega di un alchimista. Su una lunga scaffalatura lungo il muro esterno si estendeva una vasta serie di ampolle, brocche e vasi pieni di sostanze di diversi colori. Una bella collezione di semplici, disse Guglielmo. Tutti i prodotti del vostro giardino? No, disse Severino, molte sostanze rare e che non crescono in queste zone mi sono state portate lungo gli anni da monaci provenienti da ogni parte del mondo. O anche cose preziose e introvabili, frammiste a sostanze che è facile ottenere dalla vegetazione di questi luoghi. Vedi, agalingo pesto, proveniente dal cattaio. E lo ebbi da un sapiente arabo, Aloes coltrino. Viene dalle Indie, ottimo cicatrizzante. Ariento vivo, risuscita i morti o per meglio dire risveglia coloro che hanno perso i sensi. Arsenaco, pericolosissimo, veleno mortale per chi lo ingerisce. Borace, pianta buona per i polmoni malati. Bettonica, buona per le fratture del capo. Masticcio, raffrena i flussi polmonari e catari molesti. Mirra, quella dei magi, chiese. Quella dei magi, ma qui è buona per prevenire gli aborti. Colto da un albero, scusate, che si chiama Balsamodendron Mirra. E questa è mumia, rarissima, prodotta dalla decomposizione dei cadaveri mummificati. Serve a preparare molti medicamenti, quasi miracolosi. Mandragola officinalis, buona per il sonno. E per suscitare il desiderio della carne, commentò il mio maestro. Dicono, ma qui non la si usa in tal senso, come potete immaginare, sorrise Severino. E guardate questa, disse prendendo un'ampolla. Tuzia miracolosa per gli occhi. E cos'è questa? Domandò vivacemente Guglielmo, toccando una pietra che giaceva sullo scaffale. Questa mi è stata donata tempo fa, credo che sia l'Apis Hematitis o l'Apis Hematitis. Pare abbia varie virtù terapeutiche, ma non ho ancora scoperto quali. La conosci? Sì, disse Guglielmo, ma non come medicina. Trasse dal saio un coltellino e lo appressò lentamente alla pietra, come il coltellino mosso dalla sua mano con estrema
delicatezza, giunse a poca distanza dalla pietra, vidi che la lama compiva un movimento brusco, come se Guglielmo avesse mosso il polso, che invece aveva fermissimo, e la lama aderì alla pietra con un lievo rumore di metallo. «Vedi», mi disse Guglielmo, «è un magnete». «E a che serve?» chiesi. «A varie cose di cui ti dirò, ma per ora vorrei sapere, Severino, se non vi è nulla qui che potrebbe uccidere un uomo». Severino rifletteva un istante, troppo direi, data la limpidità della sua risposta. Molte cose, ti ho detto, il limite tra il veleno e la medicina è assai lieve. I greci chiamavano entrambi farmaco. E non vi è nulla che mi sia stato sottratto di recente. Severino rifletteva ancora, poi quasi soppesando le parole, nulla di recente. È in passato, chissà, non ricordo, sono in questa abbazia da 30 anni e sto all'ospedale da 25. Troppo per la memoria umana, mise Guglielmo. Poi di colpo. Parlavamo ieri di piante che possono dare visioni. Quali sono? Severino manifestò con gli atti e con l'espressione del viso il vivo desiderio di abitare quell'argomento. Dovrei pensarci, sai, tante sostanze miracolose qui, ma parliamo piuttosto di venanze. Cosa ne dici? Dovrei pensarci, rispose Guglielmo. Secondo giorno, prima, dove Bencio da Uppsala confida alcune cose, altre ne confida Berengaria ad Arundel, e Azza apprende cosa sia la vera penitenza. Lo sciagurato incidente aveva sconvolto la vita della comunità. Il trambusto dovuto al ritrovamento del cadavere aveva interrotto l'ufficio sacro. L'abate aveva subito reso spinta i monaci nel coro a pregare per l'anima del loro confratello. Le voci dei monaci erano rotte. Ci ponemmo in una situazione adatta per studiare la loro fisionomia quando, secondo la liturgia, il cappuccino non era abbassato. Il cappuccio, scusate, non era abbassato. Vedemmo subito il volto di Berengario, pallido, contratto, lucido di sudore. Il giorno precedente avevamo udito due mormorazioni sul suo conto, come di persona che avesse a che fare in modo particolare con Adelmo. E non era il fatto che i due coetanei fossero amici, ma il tono elusivo di coloro che avevano alluso a questa amicizia. Lottammo accanto a lui Malachia. Malachia. Scuro, accigliato, impenetrabile. Accanto a Malachia, altrettanto impenetrabile, il volto del cieco Giorgio. Rilevammo invece i movimenti nervosi di Bencio da Uppsala, lo studioso di retorica conosciuto il giorno innanzi nello scrittorio, e sorprendemmo un rapido sguardo che costui stava lanciando in direzione di Malachia. Bencio nervoso, Berengario spaventato, osservò Guglielmo, occorrerà interrogarli subito. «Perché?» chiese ingenuamente. «Il nostro è un duro mestiere», disse Guglielmo. «Duro mestiere quello dell'inquisitore, bisogna battere sui più deboli. È nel momento della loro maggiore debolezza». Infatti, appena finito l'ufficio, raggiungemmo Bencio che si stava dirigendo alla biblioteca. Il giovane sembrò contrariato di sentirsi chiamare da Guglielmo e accampò qualche debole pretesto di lavoro. Pareva aver fretta di recarsi allo scrittorio, ma il mio maestro gli ricordò che stava svolgendo un'indagine per mandato dell'abate e lo condusse nel chiostro. Ci sedemmo sul parapetto interno tra due colonne. Bencio attendeva che Guglielmo parlasse, guardando a tratti verso l'edificio.